stipuleremo dei protocolli d'intesa affinché questo spazio possa essere utilizzato da tutte le scuole sul territorio. Ringrazio ancora per la partecipazione e passo la parola alla consigliera del Prete, che è consigliera alla cultura. Buongiorno a tutti, sono il consigliere del Prete delegato alla cultura. Sono felicissima, ringrazio tutti per la presenza, soprattutto per i bambini. Spero che questi campi vi possano piacere e di usufruire di tutto ciò. Niente, volevo fare una premessa. Siccome che l'amministrazione prevede che ogni area e spazio pubblico debba avere un proprio nome e quindi un logo, si è deciso che anche questi campi da tennis dovranno avere un proprio nome e un proprio logo. Quindi anche questo per rafforzare il senso di appartenenza della cittadinanza ai luoghi di socializzazione e anche a far capire ai cittadini che questo è un bene comune e quindi bisogna prendersene cura. Volevo dire che per raggiungere questo obiettivo si è ritenuto necessario la partecipazione in particolare della cittadinanza, ma soprattutto per i bambini, per i nostri ragazzi e per i nostri bambini di tutte le scuole. Ed è proprio per questo che l'amministrazione ha avuto un'idea e quindi mi riferisco soprattutto a tutti i bambini. L'idea è stata questa, di creare un progetto che si riferisce proprio alle scuole elementari e alle scuole medie del territorio di Calvisano. Questa idea consiste, questo progetto consiste in un concorso che vedrà partecipi tutti appunto i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie. Questo concorso è denominato proprio Diamo un nome ai campi da tennis, un nome e un logo. Quindi i bambini sarete proprio voi gli artefici di questo progetto, quindi sarete voi a scegliere il nome e il logo da dare a questi bei campi da tennis. In che modo? Questo concorso consiste che questi ragazzi dovranno fare un elaborato grafico. Questo elaborato grafico si dovrà ispirare con un disegno che dovrà rappresentare gli elementi del paesaggio, della cultura del nostro territorio, oppure potrà riferirsi, ispirarsi a delle figure che hanno avuto valore sempre per il nostro territorio. Questo lavoro come si svolgerà? Potranno partecipare, come ho detto, tutte le classi, quindi sarà un lavoro per ogni classe, sarà un lavoro assolutissimamente di gruppo e non individuale, cioè ogni bambino, quindi lavoreranno tutti insieme. Ogni classe porterà a termine questo elaborato. L'elaborato sarà poi messo in un plico, in una busta chiusa e sarà consegnato al comune. Una volta consegnato al comune questo progetto, la giunta municipale nominerà una commissione. Questa commissione, tramite dei criteri, valuterà questi elaborati. Il più bello, il più originale, il più innovativo sarà il vincitore, la classe vincitrice. Questa classe vincitrice sarà ospitata di nuovo qua nei campi di tennis insieme alle classi partecipanti e sarà premiata tramite una cerimonia pubblica e quindi l'amministrazione si impegneranno a dare il nome, tale logo a questi campi da tennis. Quindi mi raccomando, tanto impegno e grazie per la vostra partecipazione. Prima avevo dimenticato che l'assessore competente non ci ha messo il sabotaggio, e diamo la parola all'assessore allo sport Luciano Borrelli. Grazie. Buongiorno a tutti. Dopo che hanno risposto i miei colleghi, io vorrei dire due parole. E quanto riguarda la nostra campagna elettorale c'era un motto, il coraggio di fare. A maggio 2013 siamo stati eletti con questo motto. Questa amministrazione
a dimostrare di avere il coraggio di fare e la soluzione di fare. Stamattina è stata davanti agli occhi di tutti, di questa qua c'è il volgamento, il coraggio di manifestazione e la destardaggine e la capacità di un sindaco, Giuseppe Salatiel, altrimenti questi campi non si aprivano mai. È con soddisfazione che vi dico, guardate assessore, che il nostro sindaco ha curato tutto nei minimi particolari e noi come cittadini, più che come assessori, dobbiamo essere grati, perché questi campi da demissi sono stati fortemente voluti dal sindaco Giuseppe Salatiel. Voglio aggiungere un'altra cosa, noi è l'inizio ciò che faremo per capitato, riguardo allo sport c'è già una gara in atto che deve essere solo espletata e entro dicembre, obbligatoriamente, dobbiamo consegnare alla cittadinanza all'assetto dello sport che sta in via Caduta di Superga, che potete vedere alla vostra destra. Poi consiglieremo ancora, c'è una gara da rifare per quanto riguarda il centro polifunzionale sportivo in via Pietro Nenni, quindi noi tutti ci stiamo dedicando allo sport perché lo sport è vita, lo sport è passione. Noi amministratori, il nostro diritto è quello di dare ai ragazzi, a voi giovani, quanto più meglio è possibile le attrezzature. Con questi stamattina noi siamo fieri di consigliare alla cittadinanza un'attrezzatura veramente lodevole. Grazie a tutti per la vostra presenza. Noi su questi campi daremo corso alla, a una mini olimpiadi, tra poco chiameremo tutti i dirigenti scolastici degli istituti privati e degli istituti statali, dove concorderemo insieme come fare, che cosa fare per questa mini olimpiadi. Questo è uno spazio pubblico che vivrà, dovrà vivere per i giovani di Calvizzane. Grazie. Ci portiamo alle conclusioni, così iniziamo a vedere un po' la struttura, ci stanno anche i maestri che ci fanno vedere qualche cosa. Io penso che loro hanno detto tutto, però prima di iniziare questo è doveroso da parte mia ringraziare la presenza delle forze dell'ordine, del comandante Filetti, del comando vigile urbano, del capitano Marchesano e gli ospiti che ci hanno comunque pregiati della loro presenza, il sindaco del comune di Villaricca che saluto, sempre insieme Franco, il vice sindaco del comune di Marano ed è Teresa Giaccio che è qui con noi, i dirigenti scolastici, la preside Armida Scarpa che dove vedo che ci ha collaborato insieme, preside prego, e gli altri dirigenti scolastici per quanto riguarda l'istituto dei Madonna di Buonconsiglio, la scuola Iata, noi abbiamo fatto in modo di invitare un po' tutti quanti, il comandante dei vigili di Villaricca che è presente, il comandante Verde che quindi anche ringraziamo della presenza e tutti gli altri, ma al di là di queste personalità e quindi di queste cose, un saluto e quindi un ciao, perché così si fa, va a voi giovani, ai ragazzi, ai bambini. Io l'ho voluto fortemente questa struttura perché mi ricordo che dal 1998 fui proprio io a tempo a inserirlo nel piano di recupero urbano, il PRU, e che quindi è una struttura che già volevo come identificazione, un'identificazione forte perché questo è anche un giorno speciale, questo è un giorno particolare che è il 4 marzo e che comunque tutti quanti noi oggi stamattina dobbiamo fare un grande applauso di solidarietà per la città della scienza che 2 anni fa fu devastata e quindi dobbiamo augurarci la ricostruzione il più presto possibile, come pure questi campi da tennis nel tempo sono stati vandalizzati. Non voglio aggiungere altro, non voglio fare polemiche, come erano, come sono. Quando la vittoria c'è, diceva un detto che a tanti padri la sconfitta nessuno, tanti padri, ed è vero perché anche le amministrazioni precedenti, le ringrazio a tutti quanti, i sindaci precedenti, che grazie anche al loro contributo oggi stiamo qua per tutti noi e finalmente che la comunità calvizzanese possa avere una struttura del genere e che quindi tutti, proprio tutti, perché è un'area pubblica e quando diciamo la scuola è aperta a tutti, che lo dice la Costituzione, anche questo è aperto a tutti, tutti ne possono far parte con progetti. Infatti l'assessore La
specificato prima, di mattina ci sarà il servizio civico, apriranno gli orari scolastici della preside e delle altre scuole, avremo un calendario, entrati dentro i ragazzi si chiude il cancello, diventa scuola in quel momento. Può essere poi utilizzata di sabato, di domenica e tutto, non è di un singolo, ma è di tutti i cittadini di Calvizzano. Godiamola, però dobbiamo ancora lottare di più e a voi giovani dico, ce la dobbiamo tenere, ce la dobbiamo trattenere e dobbiamo essere partecipi a queste scelte, perché veramente per farla, per realizzarla, per portarla avanti ci sono stati dei sacrifici. Ben presto vedremo altre strutture, l'assessore allo sport ha detto avremo il palazzetto dello sport, avremo la villetta comunale dall'altro lato, ma tutti in tempi brevissimi. E permettetemi di ringraziare la squadra di manutenzione che ho, Chianese, Ranucci, Castellone, che sono gli artefici che mi hanno aiutato loro a pitturare questa struttura, e non potevo non ringraziare la mia squadra politica che tanto, tanto, tanto ne sono fiero. Luisa Ferrigno, l'assessore allo sport Borrelli, Antonio Di Rosa, Antonio Di Marino, gli altri presenti che ci stanno, Maria Elena Trinchillo, del prete Flora e qualcuno che oggi invece è volato a Bruxelles e noi stiamo qua. Napolano che non va ringraziato assolutamente, qualcuno mi diceva Napolano, perché è un aiuto del sindaco, e quindi veramente grazie a questa squadra politica che Calvizzano può avere tanto e avrà sicuramente tanto, perché c'è unità politica e riusciamo a realizzare le cose. Divertiamoci tutti e veramente tutti quanti bambini facciamo un selfie come fanno Renzi e gli altri.